Ok, dovremmo essere in diretta. Vediamo subito. Ok, perfetto. Adesso condividiamo anche sul gruppo di segnalazioni letterarie. Eccoci qua. Ciao a tutti, buonasera. Scusate, prove tecniche per la condivisione della diretta. Aspettiamo che si colleghi qualcuno. Nel frattempo ringrazio ancora una volta naturalmente tutti coloro che seguono questa mia rubrica settimanale. Vi ricordo che la registrazione del video la troverete poi anche sul mio canale YouTube, il Salotto di Paolo Rigotti scrittore, a cui come sempre invito a mettere un mi piace e iscriversi al canale in modo tale da consentirmi di crescere anche con le interviste che realizzo con i vari autori. Oggi non può essere con noi l'amico Alberto Raffaelli, amministratore e fondatore del gruppo di segnalazione letteraria su cui trasmetto questa mia diretta ogni martedì, come sempre, ore 21. Lo saluto e lo ringrazio come sempre per questo spazio che mi viene concesso. Dunque, sapete che io mi occupo, grazie Alessandra Sorcinelli, buonasera, saluto un'amica che ho di cui ho appena letto un commento. Ricordo che per quanto riguarda la settimana prossima ci sarà anche un evento ulteriore, in questo caso il giovedì, però adesso vedremo se martedì comunque lasceremo uno spazio ad un argomento storico, perché giovedì prossimo, il 27 di gennaio, ricorre, come sapete, l'anniversario dedicato alla memoria dell'Olocausto, con una giornata che è dedicata attraverso una serie di celebrazioni alla memoria di quello che fu uno dei più terribili crimini commessi nella storia contemporanea, il 27 gennaio, data simbolica, in quanto fu in quel giorno che le truppe dell'Unione Sovietica entrarono nel lager di Auschwitz, più tristemente famoso, purtroppo neanche l'unico, dove, come sapete, perirono quasi 1 milione di esseri umani. Oggi però parliamo di fatti, diciamo, più vicini a noi nel tempo, fatti che tra l'altro molti di noi, compreso chi vi parla, hanno potuto vivere, diciamo così, in diretta, nel senso che c'è chi ricorderà sicuramente il 1989, in particolare la seconda parte di quell'anno, come un periodo straordinario, un periodo nel quale uno dopo l'altro caddero i vari regimi comunisti che governavano i paesi dell'Europa orientale, che praticamente erano rimasti entro l'orbita sovietica fino a quell'anno, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, e che diede anche nuove e importanti speranze al futuro dell'Europa, perché tutti videro in questo evento parte confermate, speranze poi che in parte saranno confermate, in parte saranno anche per la verità smentite, una occasione unica per riunificare un continente che fino a quel momento era stato diviso in due parti. In effetti, subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, a seguito dei cosiddetti accordi di Yalta, che furono siglati fra i cosiddetti tre grandi, in realtà diciamo possiamo ridurli a due, perché è vero che c'era anche Churchill insieme a Roosevelt e Stalin, ma la Seconda Guerra Mondiale, con tutte le sue dinamiche, mise chiaramente in luce che a comandare, tra virgolette, nel mondo sarebbero state le due grandi superpotenze politiche e militari, rappresentate dagli Stati Uniti d'America, in persona di Roosevelt, e poi quando egli morì
di Harry Truman che ne prese il posto, e dell'Unione Sovietica che allora era comandata con pugno di ferro da Stalin. Ricordo che alla URSS staliniana ho dedicato un video a parte che trovate nella playlist dedicata del mio canale. Tra questi accordi ci fu la cosiddetta divisione del mondo in sfere di influenza. In sostanza ci si accordò di modo tale che ciascuna delle due superpotenze, americani e sovietici, avrebbero, diciamo, conservato una sorta di diritto di tutela, di diciamo, supervisione, vigilanza, controllo a livello politico, a livello militare, a livello economico, su quelle parti geografiche del continente sulle quali nel corso della Seconda Guerra Mondiale avevano in qualche modo dislocato le proprie truppe e anche vinto le rispettive battaglie. Quindi, come sul fronte occidentale erano stati gli americani e i loro alleati inglesi a diciamo, prevalere o comunque a vincere le principali sfide con le forze dell'asse, così nell'est Europa furono invece le truppe sovietiche, la cosiddetta Armata Rossa, che via via progressivamente liberò le varie nazioni occupate dalla Germania nazista nel corso del conflitto, e praticamente in queste aree l'accordo era che ognuna delle due, nei fatti, era che ognuna delle due superpotenze avrebbe per l'appunto conservato appunto quella che si chiama una sfera di influenza. Per Stalin, questo significò praticamente che queste nazioni, tutte quelle, tanto per intenderci, che andavano dalla parte orientale della Germania fino ad arrivare appunto ai confini sovietici, sarebbero state praticamente trasformate in stati che dal punto di vista politico ed economico dovevano riprendere il modello sovietico, quindi stati ispirati al regime del socialismo reale, con un partito socialista o comunista a dir si voglia, che rappresentava praticamente l'unica forza, buonasera Luisa, l'unica forza politica e un regime di economia pianificata, sempre anche questo sul modello sovietico. In realtà queste nazioni, anche se un discorso non molto visibile, si potrebbe fare su quelle occidentali, l'Italia in questo senso un esempio paradigmatico, erano divenute nel tempo nazioni a sovranità limitata, nel senso che la influenza cosiddetta dell'URSS si era trasformata in realtà in una sorta di vero e proprio predominio, cioè è vero che ogni singolo paese formalmente conservava un proprio governo, una propria sovranità nazionale, proprie istituzioni, una propria economia, ma larghissima parte delle più importanti decisioni a livello politico e militare in realtà erano in qualche modo assunte con il placet della superpotenza di riferimento, in questo caso rappresentato dall'Unione Sovietica. Non rallegriamoci tanto per l'area occidentale, perché sempre prendendo l'Italia come esempio paradigmatico, non è che le cose andassero molto diversamente sull'altro versante. Anche per quanto riguarda le scelte politiche ed economiche delle nazioni dell'Europa occidentale, l'influenza della superpotenza, che in questo caso erano gli Stati Uniti d'America, fu determinante in molti casi. Per fare un esempio, poi torniamo all'Europa dell'Est, quando in Italia si varò nei primi anni 60 la nuova esperienza politica dei governi di centro-sinistra, cioè l'apertura alla partecipazione al governo del Partito Socialista Italiano, fu assolutamente indispensabile il placet americano, senza il quale questo esperimento non sarebbe stato assolutamente percorribile. Esempi di questa predominanza sovietica sugli stati dell'Est Europa li abbiamo e sono anche tristemente famosi per chi conosce la storia di quegli anni. Per esempio, nel 1956 la Ungheria, che faceva parte del blocco sovietico nell'orbita appunto dell'URSS, pensò bene di staccarsi dal controllo di Mosca e di addirittura uscire anche dall'alleanza militare che riuniva tutti i paesi del blocco orientale, il cosiddetto patto di Varsavia, che era stato siglato nel 1955 come risposta alla nascita della NATO, che invece avvenne circa 6 anni prima, nel 1949. Era un'alleanza in sostanza di tipo difensivo che doveva riunire tutte le nazioni appunto del blocco orientale in funzione anti-occidentale per difendersi da un'eventuale aggressione del fronte avverso. La risposta di Mosca in questo senso fu
molto dura. I sovietici mandarono le proprie truppe assieme a quelle delle altre nazioni del blocco orientale facente parte del patto di Varsavia, e il tentativo di autonomia del paese ungherese fu duramente represso. I capi che avevano organizzato questa sorta di ribellione sarebbero stati arrestati e in gran parte anche giustiziati come traditori, e l'Ungheria fu, tra virgolette, rimessa nel binari corretti, cioè nella sostanziale sudditanza politica e militare e anche economica, aggiungiamo, nei riguardi della Unione Sovietica. Anche a livello economico, le nazioni dell'Europa orientale erano vincolate da accordi che nei fatti ne facevano una sorta di succursale dell'economia sovietica, nel senso che sempre tra queste stesse nazioni sarebbe stato siglato anche un ulteriore accordo che prese il nome di Comecon, una sorta di comunità economica dell'area orientale, che praticamente si basava sul fatto che ciascuno Stato avrebbe dovuto specializzarsi in determinate produzioni in modo tale da far sì che, diciamo, ci fosse una sorta di divisione del lavoro e delle attività produttive tra le varie nazioni del blocco orientale. Nel 1968 un'altra nazione dell'Europa orientale cercò di diciamo, staccarsi dal gioco sovietico. Parliamo in questo caso della Cecoslovacchia. Siamo nel 1968 e nella primavera di quell'anno, che poi resterà nella storia come la cosiddetta primavera di Praga, un gruppo di dirigenti del partito, locale partito comunista, cercò di introdurre un regime meno dispotico e autoritario. C'è da dire infatti che tutte le nazioni del blocco orientale, riprendendo anche questo il modello sovietico, avevano installato regimi di fatto dittatoriali, dove il potere e il controllo politico, economico e sociale della nazione era affidato alla nomenclatura del locale partito comunista, che ovviamente poi riferiva, come diciamo, a Mosca. Ecco, questa diciamo dirigenza del partito locale comunista, guidata da un personaggio che poi entrerà nella storia, il suo nome era Aleksandr Dubček, cercò di staccarsi, come più o meno avevano fatto gli ungheresi 12 anni prima, e anche in questo caso di introdurre quello che sarebbe stato ribattezzato come il socialismo dal volto umano, cioè non trasformare, come invece avrebbe voluto fare l'Ungheria, l'Ungheria 12 anni prima, addirittura il regime politico ed economico del paese, però quantomeno concedere maggiori libertà. C'è tra l'altro un libro e un film molto bello, perché da quel libro è stato ispirato, L'insostenibile leggerezza dell'essere, che disegna chiaramente quel periodo. Solo che anche in tal caso i sovietici non ne volevano sapere, diciamo, di avere nel proprio blocco di riferimento dei paesi che reclamavano una, tra virgolette, forma di maggiore autonomia o comunque di staccarsi dal modello delle direttive indicate da Mosca. Anche in questo caso la risposta fu durissima, perché ci fu una invasione del paese, e anche in questo caso la dirigenza locale venne così, diciamo, rimessa a posto. Dubček fu esautorato, anche se non fu giustiziato, come invece avvenne per i dirigenti ungheresi ribelli, e anche la Cecoslovacchia fu appunto ripristinato il sistema preesistente. Nel 1981 invece fu il turno della Polonia. C'è da dire che la Polonia, tra le nazioni dell'Europa orientale, era probabilmente quella che dava i maggiori grattacapi, per così dire, all'alleato, tra virgolette, più che alleato, dobbiamo parlare correttamente di potenza egemone rappresentata dalla Unione Sovietica. Nel senso che in Polonia innanzitutto era fortemente radicato un sentimento antirusso. Ricordiamo che la Polonia, dopo il congresso di Vienna, aveva fatto parte dell'impero, dell'allora impero russo, impero zarista, e diciamocelo chiaro e tondo, ai polacchi di essere dominati dai russi non stava affatto bene. Infatti ancora oggi i rapporti, diciamo, tra le due nazioni non è che siano esattamente molto esaltanti, per cui in qualche modo la Polonia aveva sempre cercato, pur nelle maglie dello stretto controllo sovietico, di mantenere, tra virgolette, una, non dico un'autonomia, perché questo non sarebbe stato plausibile, ma quantomeno un maggior distacco rispetto a Mosca. C'era un versante sul quale la Polonia era probabilmente lontana mille miglia da Mosca, ed è quello della religione.
In Polonia è sempre stata molto presente, molto marcata nella società il ruolo della Chiesa Cattolica, che è la religione in assoluto maggioritaria tra la popolazione di quella nazione. Ricordiamo che invece i russi sono prevalentemente di fede cristiana ortodossa, per cui la locale Chiesa Cattolica non poteva essere defenestrata dal regime socialista che in qualche modo professava una sorta di ateismo di Stato. Ricordiamo che l'Unione Sovietica in teoria c'era la libertà di culto, nei fatti la Chiesa ortodossa era ostacolata in tutti i modi e molte, tra l'altro, istituzioni e associazioni religiose erano state chiuse nel tempo, addirittura molte chiese erano state abbattute o trasformate in altre attività produttive, soprattutto durante l'epoca staliniana. Però ecco, in Polonia tutto questo non era possibile perché la fede era troppo radicata nella popolazione e gli stessi sovietici erano consapevoli del fatto che una, tra virgolette, guerra fatta alla chiesa locale sarebbe stata più che altro controproducente. Non che questo significasse assolutamente che in Polonia la chiesa durante l'epoca comunista non abbia conosciuto importanti persecuzioni. Per esempio, il cardinale primate di Polonia, che tra l'altro era stato lo stesso che aveva lottato contro i nazisti durante l'occupazione del suo paese nel corso della seconda guerra mondiale, fu incarcerato e passò diverso tempo appunto in prigione, proprio per il fatto che non si piegò mai al regime comunista, tanto da essere chiamato alla luce della Polonia. E un suo, tra virgolette, delfino fu quello che poi divenne prima arcivescovo di Cracovia, poi creato cardinale ed infine divenne papa, stiamo parlando di Karol Wojtyła, che come ricorderete fu eletto papa proprio nel 1978. Si è molto discusso, tra l'altro, del ruolo che abbia avuto l'elezione di un papa proveniente proprio dal blocco orientale nella caduta dei regimi comunisti dell'Est. Sicuramente a livello simbolico è stata una forza molto importante, ma anche a livello politico c'è da dire che la figura di Wojtyła ha avuto sicuramente un'influenza, non dico determinante, ma certo molto rilevante. Nel 1981, quindi quando lo stesso Karol Wojtyła era già papa, e tra l'altro in quanto pontefice si era recato anche in visita ufficiale nella sua nazione di nascita nel 1979, anche se fu un viaggio molto controverso, nel senso che le autorità polacche in un primo momento cercarono quasi di evitarlo, temendo proprio la popolarità del Papa. Poi immaginiamo appunto un papa, in questo caso di nazionalità polacca, che torna in tale veste nel suo paese d'origine. Comunque nel 1980 erano già iniziate in tutta la Polonia delle importanti manifestazioni che erano patrocinate da una organizzazione sindacale che prese il nome di Solidarność, Solidarietà. Questi primi movimenti di protesta si verificarono nella città di Danzica, che è probabilmente storicamente parlando, è una città che ha un ruolo molto importante, nel senso che ricorderete che fu proprio sulla questione di Danzica che in realtà scoppiò, almeno questo fu il pretesto ufficiale, la seconda guerra mondiale, in quanto Hitler ne rivendicava il possesso, trattandosi di una città effettivamente all'epoca era così, a predominante composizione tedesca come popolazione locale. Ecco, nei cantieri navali di Danzica, per essere precisi, scoppiarono le prime rivolte, o meglio, i primi scioperi, il che era inammissibile in un regime come quello comunista, che per quanto si professasse un sistema a tutela dei diritti e interessi dei lavoratori del proletariato, era un sistema politico che non consentiva nessuna libera forma di protesta che non fosse organizzata dal regime stesso. E tra l'altro non consentiva neanche l'esistenza di organizzazioni sindacali libere al di fuori di quelle naturalmente ufficiali del regime, quindi la stessa nascita di un sindacato diverso da quelli ufficiali, tra virgolette, non era neanche lontanamente concepibile. Col fatto che, aggiungiamo, queste proteste dilagarono poi in tutto il paese e ricevettero un sostegno pari anche a livello economico da parte della Chiesa Cattolica, in quanto attirarono inevitabilmente l'attenzione del Papa polacco, che era stato proprio in visita in quel paese l'anno precedente. C'è da dire che questa visita aveva anche un po' galvanizzato, diciamo, l'esistenza di questi movimenti di protesta. A guidare diciamo, queste prime, più che proteste, queste prime manifestazioni che reclamavano migliori diritti, migliori retribuzioni, migliori condizioni di vita da parte dei lavoratori, era un elettricista che lavorava in questi cantieri navali di nome Lech Wałęsa. In realtà, anche in questo caso, la protesta fu soffocata nel sangue l'anno dopo, nel 1981.
Solo che stavolta il colpo di mano non arrivò dall'invasione dall'esterno, dalle truppe sovietiche del Patto di Varsavia, ma dalle stesse forze armate polacche, al comando del generale Jaruzelski, che poi sarebbe divenuto il presidente della Repubblica Socialista Polacca fino praticamente al 1990, che in effetti represse duramente queste rivolte. In un colloquio che ebbe luogo qualche anno più tardi tra Papa Giovanni Paolo II e appunto Jaruzelski, divenuto presidente, questo ultimo avrebbe giustificato davanti al Papa la sua decisione di questo colpo di mano, in sostanza sostenendo la tesi del, possiamo dire così, del male minore. Cioè, Jaruzelski, detto in parole povere, disse, o pare che dicesse in questo caso a Karol Wojtyła, se non fossi intervenuto io, se non avessi agito io, sarebbe stata l'invasione dall'esterno da parte dei russi sovietici, che avrebbero fatto, come dire, molto peggio e molto più male di quello che ho fatto io. È chiaramente una tesi che, per quanto possa suonare difficile da accogliere, probabilmente non era neanche del tutto priva di fondamento. Questa, in ordine di tempo, fu l'ultima delle grandi sommovimenti nell'Est Europa prima del 1989. C'è da dire che l'Unione Sovietica aveva dimostrato, con i fatti di Ungheria, di Cecoslovacchia, appunto indirettamente anche con quelli polacchi, di non tollerare defezioni nel proprio, diciamo, nel proprio, quello che era considerato il proprio dominio, la propria area di controllo. E lo so, Luciano, probabilmente aveva ragione, in quelle circostanze aveva ragione Jaruzelski. Scusate, ogni tanto rispondo a qualche commento che leggo nella chat. Dicevo, questo rimase intatto, questo sistema rimase intatto fino praticamente alle dichiarazioni che nel 1988 il nuovo leader dell'Unione Sovietica, che era divenuto segretario generale del Partito Comunista Sovietico, Mikhail Gorbaciov, dichiarò, che aveva già avviato nel frattempo all'interno dell'URSS la sua cosiddetta perestroica, ristrutturazione e glasnost, modifiche del sistema sovietico ispirate a una maggiore trasparenza, che non significava attenzione, l'ho detto, ricorderete, nella scorsa puntata. Gorbaciov non mirava affatto alla fine del a far finire il comunismo nel sistema sovietico e nei paesi dell'Est Europa, mirava casomai ad introdurre elementi di maggiore liberalismo e democratizzazione pur all'interno del sistema socialista, che egli assolutamente voleva preservare. Questo suo proposito, come sappiamo, non lo raggiunse, però diciamo queste erano le sue intenzioni. Ebbene, in questa dichiarazione del 1988 Gorbaciov disse una cosa fondamentale, che era un totale cambiamento di marcia rispetto alla politica che era stata seguita dai suoi predecessori alla guida dell'URSS. Cioè disse in sostanza che l'Unione Sovietica non avrebbe più interferito con le decisioni e i sistemi politici interni ai paesi che facevano parte del patto di Varsavia. Era in qualche modo un fare un passo indietro e dire, come dire, da questo momento in poi noi non staremo più a intervenire come facciamo in Ungheria, come facciamo in Polonia, come facciamo in Cecoslovacchia e poi indirettamente anche in Polonia. E quindi era anche un timido invito ai paesi dell'Est Europa di seguire il corso sovietico in direzione di maggiore liberalizzazione e attenuazione dello Stato e dei regimi di polizia, che in quei paesi, nonostante la perestroica in corso nell'Unione Sovietica, fondamentalmente non erano stati minimamente scalfiti da alcuna intenzione di riforma. Ecco, questo segnale di via libera fu sicuramente fondamentale per scatenare una serie di meccanismi. Vi dico già che ci sono tutta una serie di tesi che vedono anche nei grandi cambiamenti dell'Est tutta una serie di sfaccettature a livello politico, intervento anche delle potenze occidentali, si potrebbe dire di tutto. Noi oggi ci limitiamo però soltanto a esporre un po' quella che fu la cronologia dei fatti. Ai primi di gennaio del 1989 a Praga ci furono, la capitale della Cecoslovacchia, ricordiamo che oggi la Cecoslovacchia come Stato unitario non esiste più, perché nel 1993 si è divisa tra Repubblica Ceca e Slovacchia, che pacificamente si sono separate in due stati autonomi, indipendenti e sovrani, che tra l'altro oggi fanno ambedue parte sia dell'Unione Europea che della NATO. Però all'epoca era uno stato unico e alla sua capitale Praga, che oggi è la capitale della Repubblica Ceca, vide una serie di manifestazioni
che si verificarono a gennaio. Perché a gennaio del 1989, per l'appunto? Perché fu scelta questa data? Noi registriamo questa nostra puntata oggi che è il 18 di gennaio. Il 19 di gennaio, però di parecchi anni fa, stiamo parlando del 1969, quindi praticamente 20 anni prima rispetto a queste manifestazioni che vi stavo dicendo, diversi gruppi studenteschi avevano manifestato nelle vie del centro, sempre della città di Praga, chiedendo maggiore democrazia e ribellandosi contro l'invasione sovietica che ha posto fine alla primavera di Praga. E tra questi personaggi ce ne fu uno che si chiamava Jan Palach, era un giovane studente universitario, aveva appena 21 anni, studiava filosofia, per proteste, per dare un simbolo alla protesta di questi gruppi studenteschi, egli si diede fuoco nella piazza centrale, la piazza San Venceslao, che ha visitato la stupenda città di Praga, la ricorderà, della capitale cecoslovacca. Per la cronaca fu arrestato e morì 3 giorni dopo in ospedale per le gravi ustioni riportate. Praticamente si cosparse di benzina e si diede fuoco divenendo una sorta di torcia umana. Ecco, nel 1989, ricorrendo questo 20° anniversario, tutta una serie di manifestanti si riunì nella piazza San Venceslao per ricordare questo fatto. È ovvio che questo non avrebbe potuto essere tollerato dalle dirigenza del comunista del paese, che ordinò una dura repressione e molti manifestanti furono arrestati, tra questi un signore che si chiamava Václav Havel, che manco a farla un commediografo di professione, che manco a farla apposta, proprio alla fine di quell'anno sarebbe divenuto il primo presidente liberamente eletto della Repubblica Cecoslovacca, però in quel momento fu arrestato e messo in prigione come sovversivo insieme ai suoi colleghi. Per il momento, diciamo così, tutto sembrava finire lì, però tra febbraio e aprile si risvegliò nuovamente la Polonia. In questo caso Solidarność, che dopo il colpo di Stato di Jaruzelski dell'81 era stato messo fuori legge, lo stesso Lech Wałęsa, che pure ricevette anche il premio Nobel per la pace, a metà anni 80 fu sottoposto ad un duro regime di sorveglianza, tanto è vero che quando ricevette il premio Nobel non poteva neanche andare a Stoccolma per ritirare il premio, ci andò per suo conto la moglie. Dicevo, iniziano tra febbraio e aprile in Polonia i primi negoziati tra il governo, guidato ancora dal generale Jaruzelski, che come dicevano per tempo era diventato presidente della Repubblica, e il sindacato di Solidarność. Questi accordi per il momento prevedevano migliori trattamenti economici, però nei fatti si sapeva che la finalità era anche di carattere politico. Nel mese di marzo anche in Ungheria comincia a muoversi qualcosa, perché nella città di Budapest si tenne una grande manifestazione che contò qualcosa come 80.000 manifestanti, che per una nazione sottoposta ancora a un regime di polizia era ovviamente qualcosa di assolutamente straordinario e inedito, che sfociò nella nascita dei primi movimenti di opposizione. Ai primi di giugno di quell'anno, sulla scorta degli accordi che c'erano stati tra il governo Jaruzelski e Solidarność, sempre guidato da Lech Wałęsa, in Polonia si tennero per la prima volta elezioni aperte virgolette semilibere. Cosa significa semilibere? Che mentre fino a quel momento le elezioni nei paesi dell'est Europa avevano visto delle elezioni, diciamo, a lista unica, cioè gli unici candidati che si potevano votare erano quelli decisi e imposti dal Partito Comunista, una parte dei parlamentari del Parlamento, dell'Assemblea parlamentare polacca, poterono essere scelti tra nominativi non designati dal Partito Comunista, che comunque conservava di diritto la maggioranza. Ebbene, tutti questi parlamentari liberamente espressi furono scelti nelle liste di Solidarność, che quindi, e anche questo ovviamente rappresentò un segnale importante e assolutamente innovativo per una realtà come quella dell'Est. Ad agosto di quell'anno, alla fine del mese di agosto di quell'anno, sempre in Polonia, sull'onda di manifestazioni sempre più importanti e anche di un accordo che fu siglato sempre in questo senso tra Solidarność e la dirigenza del Partito Polacco, per la prima volta un non comunista, che si chiamava Tadeusz Mazowiecki, esponente di Solidarność, poté essere eletto alla guida del governo. Quindi per la prima volta il 24 agosto 1989 un paese dell'Est Europa aveva un capo del governo che non era un esponente del Partito Comunista. Per restare all'Ungheria, ricordiamo, per chi ha presente un po' la cartina politica dell'Europa, che l'Ungheria confina con la Germania, confina anche con l'Austria.
Quindi ci fu una importante intesa tra l'Ungheria e l'Austria, cioè addirittura ai tempi dell'impero asburgico erano una unica entità statale, dove praticamente furono rimosse le barriere fra le due nazioni. Questo significava che gli ungheresi per la prima volta potevano andare verso occidente. Ricordiamo che una delle imposizioni legate dalla creazione di quella che Churchill nel 1947 definì la cortina di ferro, cioè la divisione in due del continente europeo, è che ai cittadini dell'Europa orientale non era consentito espatriare liberamente verso occidente, anzi, in mancanza del permesso e del visto dell'autorità, l'espatrio clandestino era considerato un reato ed era duramente punito e perseguito. E fu importante questo fatto, non soltanto perché gli ungheresi per la prima volta potevano andare liberamente all'estero, ma anche perché gli altri, è vero che diciamo i cittadini della Europa orientale non potevano espatriare liberamente verso occidente, però potevano muoversi liberamente all'interno dei paesi che rappresentavano il loro blocco di riferimento. Quindi, per esempio, gli ungheresi potevano andare liberamente in Cecoslovacchia e, qui torniamo al punto importante, i tedeschi della Repubblica Democratica Tedesca, cioè la parte della Germania rimasta nell'orbita sovietica e creata come Stato socialista per effetto di quella divisione appunto in due del continente europeo, passando per l'Ungheria, dove potevano liberamente accedere, a loro volta andavano in Austria e tra l'Austria poi passavano alla Germania. E quindi per la prima volta dei tedeschi dell'Est, che a seguito dell'edificazione nei primi di, chiaramente non posso dire tutto perché altrimenti non ci sarebbe il tempo, però ricordiamo il muro di Berlino che divise in due la città, quella che era stata la capitale e che poi oggi è tornata ad essere la capitale della Germania, non potevano assolutamente recarsi nella parte occidentale della loro città e meno che mai potevano spostarsi verso la Germania occidentale perché c'era appunto il blocco dei confini. Però passando per l'Ungheria, che aveva liberalizzato il confine con l'Austria, di fatto ottennero di aggirare questo divieto e quindi per la prima volta dei tedeschi orientali liberamente potevano recarsi nella parte occidentale. E tra l'altro fu un fatto importante non solo dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista umano, visto e considerato che molte famiglie erano state letteralmente divise dalla spaccatura in due del continente europeo e per la prima volta si potevano tra loro rivedere. A fine agosto di quell'anno alcuni piccoli e timidi movimenti cominciarono a ravvisarsi perfino all'interno dell'Unione Sovietica. Ricordiamo che c'erano tre repubbliche facenti parte allora dell'URSS, che erano i cosiddetti stati baltici, Lituania, Lettonia ed Estonia, che erano stati indipendenti tra il 1919 e il 1939 e che erano state inglobate dall'Unione Sovietica di Stalin per effetto del famoso patto Molotov-Ribbentrop, di quello una volta ne voglio parlare in modo diffuso. Quindi queste nazioni in qualche modo approfittarono di questi cambiamenti in corso per rivendicare quell'indipendenza che era stata in sostanza il frutto di un accordo criminale tra due regimi ferocemente dittatoriali. Un breve cenno anche a quello che avvenne in seguito. Nella Germania dell'Est, che era tra le varie nazioni del blocco orientale probabilmente una di quelle più integraliste dal punto di vista del regime poliziesco, diciamo che questo movimento di tedeschi verso ovest chiaramente rappresentò un vero e proprio sconvolgimento e scombussolamento, tanto che a metà del mese di ottobre quello che era il leader storico della cosiddetta DDR, Deutsche Demokratische Republik, cioè la Repubblica Comunista Tedesca Orientale, Erich Honecker, così si chiamava, ormai molto anziano tra l'altro, decise di dimettersi. Al suo posto si insediò una nuova dirigenza tedesco orientale che dovette far fronte a sempre più imponenti manifestazioni, fino a quando, una data che è rimasta impressa nella storia dell'Europa recente, il 9 novembre del 1989, il governo tedesco orientale, in una conferenza stampa, annuncia ufficialmente la liberalizzazione dei movimenti tra le due parti della città di Berlino e, preso alla sprovvista, il ministro degli esteri del governo tedesco orientale, alla domanda di un giornalista, ma con quale decorrenza questo sarà possibile? Non sapendo cosa rispondere, il ministro disse decorrenza immediata, il che significa che quella sera stessa, il 9 novembre 1989, i tedeschi delle due parti, dei due lati del muro, tra virgolette, che fino a quando ricordiamo era stata una barriera insormontabile
passare il muro era stato edificato proprio per impedire questi spostamenti tra i due lati della città, era sottoposto ad una sorveglianza militare rigidissima e chiunque tentasse di un espatrio clandestino in molti casi veniva, se non fermato, addirittura ucciso sul posto dalle guardie di confine che senza mezzi termini avevano il potere di fare fuoco, di uccidere chiunque tentasse. Ecco, per la prima volta, dopo tanti anni, il muro di Berlino era stato edificato nel 1961, di divisione, finalmente ci si poteva muovere liberamente. E qualcuno, tornando indietro, forse ricorderà le immagini festose delle persone che scavalcavano liberamente il muro, cosa impensabile solo fino al giorno prima. Come detto, si veniva, nella migliore delle ipotesi, arrestati, se non addirittura giustiziati sul posto. Adesso si potevano invece muovere liberamente. Ci furono scene anche, diciamo, si può dire anche un po' commoventi, di abbracci, di persone in festa per la fine. Questo significò la caduta del muro, la caduta del muro di Berlino, che aveva rappresentato in qualche modo il simbolo stesso della divisione dell'Europa in due grandi blocchi. Fu certamente il momento clou, e quello che ancora oggi rappresenta l'emblema di quello che accadde in quello storico 1989. A metà novembre anche in Cecoslovacchia partono nuove manifestazioni, come dire, questo effetto in qualche modo che aveva interessato dapprima alcuni paesi, soprattutto Ungheria e Polonia, poi DDR, si estese a macchia d'olio anche alle altre nazioni del blocco orientale. E a metà novembre anche in Cecoslovacchia, in particolare a Praga, ma anche in altre città come la stessa Bratislava, che oggi è la capitale della Slovacchia indipendente, partono una serie di manifestazioni che nell'arco di poche settimane anche qui fanno cadere il governo comunista, tanto è vero che già alla fine dell'anno, come detto, si insedierà come presidente della Repubblica proprio quel Václav Havel, che era stato all'inizio di quell'anno, quindi proprio si può dire pochi mesi prima, colui che era stato arrestato e messo in prigione come sovversivo. Per chiudere il cerchio attorno ai paesi dell'Est Europa, non parlo della Jugoslavia perché lì c'è una storia totalmente a sé stante, ma ne parleremo in un altro momento. Ricordo che comunque ci sono i video su Nova Lexia, a cui ho collaborato anch'io per la realizzazione, per chi li volesse vedere, sono fatti, penso, abbastanza bene. Poi c'è la mano di Simone, quindi sicuramente sono usciti molto meglio di quello che ho saputo fare io. Però vi volevo parlare velocemente anche di quelli che sono i restanti paesi che si avviarono verso un processo di cambiamento in questo storico 1989, che allora apparteneva al blocco orientale. Uno di questi paesi è la Bulgaria, forse uno di quelli di cui si parla sempre, diciamo, di meno, però va ricordato che anche qui nel mese di novembre si verifica un primo importante cambiamento, perché il vecchio leader, vecchio anche in senso anagrafico, perché era, diciamo, tutti i dirigenti dell'Europa orientale erano abbastanza in là negli anni, che si chiamava Zivkov, fu estromesso dal potere, ufficialmente si dimise, perché ufficialmente si dimettevano tutti, non venivano mai destituiti, e prese il suo posto un nuovo leader della nazione, che si chiama Mladenov, che avviò a sua volta un processo riformatore ispirato al principio di maggiore libertà democratiche. Molti vedono in questa decisione più che altro la volontà di evitare il pericolo di sommossa che probabilmente il governo non sarebbe stato in grado di gestire. La Bulgaria, tra l'altro, tra le nazioni del blocco orientale, era considerata in qualche modo quella più ligia alle indicazioni sovietiche. Qualcuno forse ricorderà che ancora oggi, per parlare di una partecipazione importante al voto, si parla di percentuali bulgare. La ragione di questo modo di dire risiede nel fatto che quando in Bulgaria si votava, ovviamente votare nel senso di quello che era consentito, come dicevo prima, all'interno dei sistemi comunisti, cioè votazione con lista e partito unico, quando si votava in Bulgaria le percentuali di partecipazione al voto si aggiravano intorno al 99%, cioè praticamente andavano tutti a votare, il che la dice lunga su come funzionava quel sistema. E quindi anche la Bulgaria si avvia a una fase riformatrice, per quanto, per la verità, quando nel 1990 in Bulgaria ci furono le prime elezioni multipartitiche, quindi libere, a vincere fu l'ex partito comunista,
ribattezzatosi socialista, che poi sarebbe rimasto al potere ancora per diversi anni. Comunque oggi anche la Bulgaria fa parte a pieno titolo del blocco europeo unico, fa parte anche, come le altre nazioni che vi ho citato, sia della Unione Europea che della NATO. Cose che nel 1989 erano, o soprattutto prima del 1989, erano assolutamente impensabili. Voglio dedicare un piccolo cenno anche ad un'altra nazione di cui in Europa all'epoca si parlava pochissimo, per dire che non se ne parlava praticamente mai, e per quanto paradossalmente a noi molto vicina, sto parlando dell'Albania. L'Albania era anch'essa un paese governato da un regime comunista, forse tra i più duri e oscurantisti, che tra l'altro si era completamente isolata non soltanto rispetto al blocco occidentale, ma anche rispetto al blocco orientale, perché il suo leader storico, che si chiamava Enver Hoxha, per la cronaca pare imparentato con la nostra cantante Anna Ox, chiuse il paese a qualunque rapporto con i paesi dell'Europa dell'Est, ritenendoli troppo, tra virgolette, liberi rispetto, soprattutto dopo le riforme volute da Khrushchev, rispetto al modello da lui disegnato, che era un modello proprio di tipo vetero-stalinista. Tanto è vero che per diverso tempo l'Albania si legò poi a rapporti più stretti con la Cina, anche se poi l'anziano Enver Hoxha a un certo punto nel 78 litigò, tra virgolette, rompendo anche con i cinesi e incrementando ulteriormente l'isolamento del proprio paese. L'Albania, in qualche modo, per questa ragione rimase estranea ancora per qualche tempo da questo grande ondata riformatrice che interessò il continente europeo, ma l'anno successivo, sull'onda del fatto che era un paese oramai, ripeto, totalmente in sfacelo a causa anche di questo rigido isolamento in cui l'aveva confinato il suo tiranno, che era morto nell'85 lasciando al potere, diciamo, la dirigenza a lui fedele, e quindi nel 1990 anche in Albania sarebbe stato avviato un processo riformatore che avrebbe portato alla caduta del regime, anche se l'Albania anche recentemente ha avuto una storia molto tormentata. Però ecco, in questo 1989 l'Albania non fu in effetti coinvolta e tecnicamente rimase alla fine di quell'anno l'unico stato ancora governato dal regime vetero stalinista sul suolo europeo. Rimane una nazione ancora da parlare, l'ho lasciata per ultima perché la sua storia è un po' particolare in quel contesto, mi sto riferendo alla Romania. La Romania era governata a partire dalla metà degli anni 60 da un padre padrone che si chiamava Nicolae Ceaușescu, che aveva ereditato il potere dal precedente leader Gheorghe Deu, che aveva governato la Romania nella fase precedente fino alla sua morte. Diciamo che Ceaușescu aveva installato in Romania un regime tirannico e dittatoriale, sotto certi punti di vista perfino più duro e rigido rispetto a quelli di molti dei suoi colleghi dell'Est Europa, perché mentre nelle altre nazioni della Europa orientale, Unione Sovietica compresa, perlomeno dopo la morte di Brezhnev, erano al potere più che un singolo uomo, una nomenclatura, un gruppo di una ristretta oligarchia, in Romania invece il potere era detenuto rigidamente da quest'uomo, che si era creato certamente un proprio entourage, che era però fondamentalmente rappresentato da persone che erano niente di più che suoi accoliti, una sorta di sua corte personale, di persone che ovviamente approfittavano magari per farsi i loro comodi, però senza mai mettere in discussione la predominanza del conducator, così era soprannominato Ceaușescu, ed è anche sintomatico il fatto che venisse soprannominato come un dittatore fascista, perché il conducatore equivarrebbe praticamente al nostro duce, per intenderci. In Romania, la Romania era stata sotto certi punti di vista, almeno apparentemente, per, diciamo, a beneficio della propaganda pro-occidentale, una sorta di nazione quasi differente rispetto alle altre. Per esempio la Romania, per volontà di Ceaușescu, non aveva partecipato all'invasione della Cecoslovacchia a seguito dei fatti di 1968, e questo fu rivendicato a lungo dallo stesso Ceaușescu. Ceaușescu era uno di quelli che intratteneva rapporti con le nazioni del blocco occidentale, addirittura fece viaggi ufficiali negli Stati Uniti, dove fu ricevuto con tutti gli onori, in vari paesi occidentali, compresa la stessa Italia. Era quindi considerato, come dire, una sorta di battitore libero all'interno del blocco orientale, come dire, uno che non si sottometteva, come facevano le proprie nazioni sorelle dell'Est, ai diktat di Mosca. Verrebbe da chiedersi come sia possibile, come dire, se gli ungheresi ci hanno provato nel 1956 erano arrivati i carri armati,
in Cecoslovacchia nel 68, idem come sopra, i polacchi si erano arrangiati in casa sapendo che altrimenti sarebbero arrivati anche là i sovietici. Ecco, come possibile, come fu ammissibile che ad un leader dell'Est Europa fosse oltretutto confinante con l'Unione Sovietica fosse consentito invece un maggior margine di azione. In realtà si trattò di una colossale presa in giro, tanto per intenderci. Ceausescu fece tutto quello che fece, nel senso che si avvicinò per esempio alla Cina di Mao nel periodo in cui i rapporti tra cinesi e sovietici non erano particolarmente buoni, come si avvicinò alle nazioni occidentali. Però in realtà si trattò quasi di una sorta di gioco delle parti. Era un modo per l'alleanza in qualche modo del blocco orientale per avere un tra virgolette proprio infiltrato in quegli ambiti, in quei nazioni, in quei circoli dove come dire non c'era un rapporto diretto, non c'era la possibilità di insinuarsi se non attraverso una sorta di cavallo di Troia. Ecco, Ceausescu fu un po' da cavallo di Troia, da strumento per penetrare nelle cancellerie occidentali, nelle cancellerie occidentali e anche nei rapporti con la Cina di Mao Zedong, che in quel momento praticamente con i sovietici aveva rapporti più che altro formali. Comunque in generale va detto che i rapporti tra russi e cinesi non sono mai stati particolarmente buoni, è solo ultimamente che forse più per ragioni opportunistiche che per reale simpatia reciproca stanno un po' andando d'accordo, ma tendenzialmente storicamente sono due popoli e due nazioni che hanno avuto tra loro sempre rapporti pessimi, e lo stesso vale anche in epoca comunista tra l'URSS e la Cina di Mao. Ecco, Ceausescu invece in Cina fu ricevuto con tutti gli onori, proprio perché sembrava, come dire, una persona che si distaccava dai diktat di Mosca e quindi giocava appunto il ruolo, come dicevo, del battitore libero. In realtà, ripeto, non si trattava niente di più che di una presa in giro. Ceausescu in realtà agiva sempre in accordo con Mosca, e tutto quello che fece lo fece sempre mettendosi prima d'accordo con i dirigenti sovietici. L'unica volta in cui probabilmente Ceausescu veramente si distaccò dalle indicazioni tra virgolette di Mosca fu quando rifiutò seccamente qualunque volontà di riforma nel proprio paese. Cioè, mentre praticamente alla fine del mese di novembre tutte le nazioni dell'Europa dell'Est avevano conosciuto processi riformatori che addirittura in alcuni casi, come ho detto, erano sfociati nella nascita di governi o non più comunisti o comunque non più guidati solo da comunisti, in Romania sembrava, come dire, che tutto dovesse restare immutato, con un regime che osannava questa figura del leader assoluto, del conduca, era appunto Nicolae Ceausescu, affiancato tra l'altro da una moglie, Elena, che praticamente era divenuta una sorta di codittatrice insieme al marito, una storia molto particolare, quasi se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere. Questa donna, per intenderci, era poco meno che analfabeta e si dava aria di essere una grande scienziata. Si fece conferire tutta una serie di lauree honoris causa, dichiarava di essere un ingegnere nucleare. C'è addirittura un documentario girato, credo, tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, dove viene intervistata per la televisione italiana e viene presentata come una grande scienziata. In realtà anche questa, come quel ruolo di Ceausescu di battitore libero, era una colossale presa in giro. In realtà lei si intestava meriti di ricerca che non aveva assolutamente fatto lei, solo per incensare il proprio ego, ed era odiata forse ancora più che il marito. Diciamo che in Romania forse almeno in una primissima fase con Ceausescu non si visse tanto male, però nel lungo periodo Ceausescu fece tutta una serie di scelte a livello soprattutto di politica economica che si rivelarono disastrose per il proprio popolo. Cioè la gente fu ridotta a un certo momento a vivere quasi in uno stato primitivo, non c'era cibo, non c'era possibilità di riscaldare neanche le proprie abitazioni. E vi dico che la Romania è un paese dove, soprattutto in pieno inverno, fa parecchio freddo, che ne so, Bucarest, che è la capitale, può toccare anche i 30 gradi sotto lo zero, e potete immaginare vivere in simili condizioni senza avere possibilità di riscaldarsi. Quindi era una situazione veramente insostenibile. Per esempio, una delle scelte più incredibili di quest'uomo fu quella di decidere l'annullamento, o meglio l'azzeramento, chiedo scusa, del debito pubblico del suo paese verso l'estero, e questo fu possibile solo grazie ad una politica di durissimi sacrifici imposti alla popolazione, che si tradussero in uno stato di vita sempre più insostenibile.
Oltretutto la Romania era sottoposta, un po' come tutti gli altri paesi dell'est, però certamente anche in forma ancora più rigida, ad un controllo politico molto stretto, soprattutto ad opera di una polizia politica che divenne famigerata, suo nome era Securitate, letteralmente sicurezza, che controllata dal regime sottoponeva chiunque fosse anche soltanto ovviamente in dissenso ad una a una repressione particolarmente forte. In sostanza si poteva venire arrestati anche soltanto per aver detto qualcosa che tra virgolette non andava contro il regime, soprattutto contro il suo leader. Ovviamente questa situazione a lungo andare ingenerò un malcontento sempre più feroce, fino a quando Ceausescu, che come detto non ne voleva assolutamente sapere di riformare il proprio regime in senso più liberale, o comunque di concedere qualunque tipo di apertura democratica, fece probabilmente quel gesto che può essere considerato un po' la classica cucciolina che fa traboccare il vaso. Fece arrestare questo sacerdote a Timișoara, una città della regione transilvana, che ovviamente era schierato contro il regime. Questo scatenò delle proteste che dapprima interessarono Timișoara e poi si estesero a macchia d'olio a tutto il paese. Ceausescu pensò di poter ancora una volta agire con la repressione, quindi con l'intervento delle forze speciali, che in un primo momento, stiamo parlando della metà del mese di dicembre, sembrarono avere anche un certo successo, nel senso che le rivolte effettivamente furono soffocate nel sangue, soltanto che in qualche modo anche lì la scintilla era stata accesa. Pochi giorni più tardi, il 21 di dicembre, il dittatore decise di organizzare una grande manifestazione popolare che in qualche modo avrebbe dovuto ancora una volta incensare come supremo leader del paese, nella piazza centrale di Bucarest. Però durante questo discorso, in cui egli tra l'altro annunciò anche che sarebbero state adottate alcune modifiche in senso migliorativo per la vita delle persone, per esempio annunciò alcuni incrementi a livello di stipendi e pensioni dei lavoratori, fu letteralmente travolto da una protesta popolare che lo contestò per la prima volta pubblicamente e apertamente. Addirittura la folla diede l'assalto al palazzo dal quale egli, del partito dal quale egli parlava. Ceausescu fu costretto a fuggire per evitare di essere letteralmente linciato da questa folla in rivolta, fuggì in elicottero insieme alla moglie Elena, però furono catturati pochi giorni più tardi. Il 25 di dicembre, proprio il giorno di Natale, fu sottoposto a un processo sommario da giudici mai ben identificati e fu giustiziato immediatamente dopo la sentenza che lo condannava alla pena capitale. Insieme alla moglie furono fucilati. Va detto che questo mise fine anche all'ultimo regime comunista dell'Europa dell'Est, tra l'altro l'unico che cadde con modalità cruente e violente. Va detto che sulla fine del regime di Ceausescu ci sono sicuramente molte ombre. Io vi ho raccontato un po' quella che possiamo chiamare la versione ufficiale, però suona strano tutte queste manifestazioni in qualche modo che sembravano organizzate proprio in modo perfetto per. Infatti si è parlato di intromissioni da parte dei servizi segreti occidentali. Addirittura, secondo altri, sarebbe stata perfino frutto di una scelta dei sovietici di far fuori un personaggio che era ormai divenuto troppo scomodo e in qualche modo rappresentava un qualcosa che non era più sostenibile, cioè il vecchio dittatore dell'Est Europa che non voleva rassegnarsi alla perdita del proprio potere. Quello che non era probabilmente del tutto infondato era invece l'assurdo e sfrenato lusso in cui quest'uomo e la sua corte dei miracoli vivevano, quando, come detto, la gente spesso non aveva di che mangiare, di che riscaldare le proprie case. Infatti le immagini di queste residenze, che ancora oggi tra l'altro sono invisitabili, dell'allora leader rumeno, fecero infuriare gran parte della popolazione, che quando vide il lusso in cui vivevano, quando appunto loro a malapena mettevano insieme il pranzo con la cena, non poterono che aumentare quest'odio viscerale verso quest'uomo. Ceausescu, in una prima fase, va detto che quando salì al potere fu salutato quasi come una sorta di innovatore, perché era molto meno rigido rispetto al suo predecessore, però col tempo, soprattutto a partire dagli anni 70 e poi in particolare i primi anni 80, come detto, certe folli scelte economiche come quella dell'azzeramento del debito precipitarono il suo paese e la sua nazione in uno stato di
crisi anche a livello addirittura alimentare in certi casi, che probabilmente via via e progressivamente non soltanto distrussero ogni sua credibilità e prestigio interno, ma che soprattutto lo trasformarono in un personaggio che inevitabilmente odiato dalla sua stessa popolazione. Ciò non significa, come dicevo prima, però, che probabilmente nella sua caduta ci sono tutta una serie di questioni che possono ben essere oggetto di quantomeno di qualche dubbio su come siano andate veramente le cose. Noi probabilmente abbiamo visto un bel film di un popolo che si ribella contro il suo tiranno. In parte, per carità, è anche vero che sicuramente è vero che in quelle manifestazioni c'erano tanta spontaneità e tanto odio represso per lunghi anni di regime dittatoriale che aveva letteralmente affamato la nazione, però è anche vero che certamente senza un aiutino da parte di qualche esterno non sarebbe stato possibile tutto questo. È anche significativo il fatto che, come in Bulgaria, anche in Romania, ad andare al potere dopo la caduta del dittatore, anche in quelle che furono le prime elezioni libere che si celebrarono nel 1990, un po' in tutte le nazioni dell'Est Europa, a vincere furono la vecchia dirigenza comunista, anche in questo caso il Partito Comunista fu ribattezzato socialista, e quindi divenne presidente per dire, un Ion Iliescu, che è rappresentante di queste forze, che era stato precedentemente un membro della nomenclatura comunista e tra l'altro anche molto vicino al dittatore, e anche questo alimenta ovviamente molti, molti dubbi. C'è da dire che comunque siano andate le cose in Romania, e soprattutto le motivazioni che fecero andare le cose in un certo modo piuttosto che in un altro, i cambiamenti del 1900, alla fine del 1989 trasformarono completamente il volto dell'Europa. Un'Europa che fino a quel momento era divisa in due blocchi contrapposti, per la prima volta si trovava, tra virgolette, unita. E quindi si apriva in qualche modo una sorta di futuro radioso di pace e coesistenza pacifica, così almeno si ipotizzava e si favoleggiava all'epoca, lo dico anche da chi l'ha vissuto in prima persona, ricordo bene un po' come venivano presentati i fatti all'epoca. Probabilmente alcune di queste speranze sono state anche esaudite, per esempio la gran parte di questi paesi dell'est, come detto, oggi fa parte dell'Unione Europea, c'è la possibilità di viaggiare liberamente all'interno del continente europeo, per dire, fino al 1989 era impensabile potersi recare, almeno in modo libero e senza incontrare particolari limitazioni, in tutte le nazioni che andavano a est. La Germania si sarebbe riunificata già nel 1990, ponendo fine a una divisione che era durata per tutto il periodo del secondo dopoguerra. Però, ripeto, ci sono ancora tante problematiche che ancora oggi sono più che evidenti, anche in fatti abbastanza recenti che ci stanno riguardando da vicino e che possiamo vedere in tutte le cronache fatte anche dai notiziari. Io quello che posso dirvi è che spesso, purtroppo, per documentarsi veramente su tanti fatti storici, tanto quelli più lontani da noi quanto quelli più vicini, è necessario, questa è una cosa che ho sempre detto e la ripeto ancora una volta, è necessario leggere tanto, documentarsi molto, possibilmente anche utilizzando fonti in qualche modo di provenienza opposta, come orientamento politico e quant'altro. Io, per esempio, di recente mi sono occupato di tutta una serie di fatti, anche per le collaborazioni che ho, che mi hanno portato a vedere sotto diverse luci, a seconda di come vengono presentati, gli stessi fatti, gli stessi eventi. Per cui a volte, ecco, limitarsi al semplice documentario, magari per quanto autorevolmente predisposto e esposto dagli anchorman o anchorwoman, può essere un po' limitativo. Ecco, per fare un esempio pratico, vi ho citato il caso rumeno, non a caso lasciandolo per ultimo, proprio per dire che con ogni probabilità, davanti a certi fatti che in qualche modo ci sembrano lisci, ci sembrano filare senza fare una grinza, probabilmente ci possono essere anche degli aspetti un po' meno chiari che meritano sempre un approfondimento. Credo che questo sia una indicazione importante. Molti dicono: ah, sul web, su internet è pieno di fesserie, di sciocchezze, il che è verissimo, perché ovviamente in un mare magnum del genere che ci siano fesserie di ogni genere e su ogni argomento è più che plausibile.
però magari ci sono anche delle risorse decisamente più importanti a cui attingere, che a volte, mi dispiace doverlo dire, hanno maggiore autorevolezza del famoso messaggio "lo ha detto la televisione", che a me fa veramente rabbrividire. Se volete avere un'idea del "lo ha detto la televisione", provate a immaginare com'era la televisione in paesi come la Romania, la Bulgaria, l'Albania, la Germania comunista. Certo che se queste persone che si ribellarono all'epoca contro questi regimi, magari con degli aiuti stranieri, con degli interessi che c'erano di mezzo, perché tutto ci sta, o almeno tutto è plausibile, mettiamola così, non sto dicendo che sia così, sto dicendo che potrebbe essere andata così, è diverso. È anche vero che però se queste persone si fossero limitate a seguire le indicazioni ufficiali, probabilmente il 1989 non ci sarebbe mai stato. Magari avere consapevolezza che esistono tante verità che meritano un approfondimento senza che una o l'altra possano essere liquidate come se nulla fosse, probabilmente è un importante contributo alla ricerca della verità. Poi i fatti storici sono opinabili, ovviamente dipende sempre da come vengono presentati e soprattutto anche, mi dispiace doverlo dire, dall'orientamento politico di chi ne parla, però è anche vero che si può certamente come sempre fare dedicare tempo, ovviamente nei limiti delle proprie sfere di interesse, ad approfondire certi fatti senza neanche tanti troppi pregiudizi che a volte contorano certe cose. Non è perché un fatto lo dice la televisione, perché si è scritto sulla Treccani, che per forza di cose deve essere vero o deve essere falso, viceversa non è assolutamente un fatto che lo dice un sito internet che deve essere vero o deve essere falso. Probabilmente anche queste cose che ho detto sulla Romania, senza certi approfondimenti non sarei mai stato in grado di dirle. Poi ci sono delle verità che a volte ci fa piacere coltivare, come per esempio appunto quella del popolo che si ribella spontaneamente contro il suo tiranno. Per carità, ci può anche stare, però sappiamo tutti che per come vanno le cose del mondo, e questa la storia ce la insegna da tantissimo tempo, probabilmente dietro ci stanno anche delle altre dinamiche che non possono essere del tutto trascurate. Non si tratta di fare quello che in gergo si chiama complottismo. Ricordo che complottismo è un termine usato a sproposito dagli ignoranti che lo adoperano, come purtroppo ignoranza ce n'è parecchio ultimamente. Complottista è chi fa il complotto, non chi lo immagina o chi ricerca la verità. Questo vale naturalmente anche per la ricerca delle verità storiche a maggior ragione. Credo che fra 20 o 30 anni ci sarà molto da indagare, da approfondire proprio sulla fase storica che stiamo vivendo, e magari anche in quel momento sarà possibile fare luce su tanti aspetti che, per quanto mi riguarda, tante perplessità le destano. Come non credo che Ceausescu sia stato abbattuto da una rivolta di piazza spontaneamente partita, non credo che neanche tante altre cose possano essere accadute in modo così, tra virgolette, casuale o improvvido. Grazie a tutti, ci vediamo la settimana prossima con un nuovo approfondimento. Vi ricordo anche l'appuntamento del 27 di gennaio, quando parteciperò a una trasmissione in diretta, non su questo canale, su un altro, quello che condividerò anche sui miei profili, dedicato alla giornata della memoria. Quelle sì che sono cose che meritano di essere ricordate, e non rispondo neanche alle persone che dicono che senso ha celebrare questi fatti, perché già soltanto chi asserisce una stupidaggine di questo tipo è perché proprio della storia non ha, mi dispiace lo dico apertamente, capito niente, nulla. Grazie a tutti, buona serata, e ci vediamo martedì prossimo.